Ebbene sì, come avrete detto dal titolo, ci siamo costruiti un altro attrezzo e ci garba un po' divertirsi a volte anche a saldare ferro, cose, sì. Salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti su Tasca Mining Rover. Come vi dicevo appunto, ci siamo costruiti un nuovo attrezzo, venite con me che ve lo faccio vedere. Ed eccolo qua, un rullo a denti. Vi spiego brevemente come l'abbiamo fatto perché non c'ho il video purtroppo della costruzione, in quanto il grosso l'ha fatto Babbo e io dovevo stare a studiare, che ancora non ho finito. Vi spiego un po' come l'abbiamo fatto, come è strutturato la cosa. Innanzitutto, come vedete, queste sono le classiche barre che utilizziamo sempre, con i soliti rip, tralasciando quello nel centro che è un po' piegato, ma l'abbiamo messo perché prima l'ho trovato in realtà, perché poi ci siamo accorti dopo che l'avevo preso che questo era piegato, però vabbè, tanto lavoro uguale. Ma parlando un po' del rullo effettivo che abbiamo costruito, come vedete abbiamo una piastra principale che si blocca sulla barra, con sotto le sue sciarpe originali, imbullonate con questi bulloncini di 24. Poi abbiamo piastra verticale, che è quella dove effettivamente fa da fulcro il rullo, perché il rullo appunto si muove in su e in giù. Piastra verticale è questa qui, che è questo castellino qui che serve per fare da battuta, quindi per impedire che il rullo vada troppo su, e per sostenere appunto il rullo in questi casi quando si alza, per impedire che vada sottoterra praticamente, che alzando al massimo il sollevatore il rullo continui a fregare in terra. Abbiamo messo la vite, invece di mettere i soliti perni come si vede su tutti i rulli che si possono comprare a giro, per comodità, perché appunto con la vite possiamo regolare al millimetro quanto lo vogliamo far lavorare. Ora in questo caso ci abbiamo messo questo supporto extra, perché questo è un pezzo di ferro, un tubo tagliato, messo qui perché abbiamo notato che i bulloni di 27 si piegano già in questo spazio di boh 10 centimetri, 11 centimetri, i bulloni di 27 anche a compressione si piegano, tendevano a piegarsi. Quindi abbiamo deciso di metterci questo perché tanto abbiamo visto che la nostra profondità di lavorazione è questa. Non guardate lo spazzettino qui, ma questo è già più alto dei rip, quindi quando i rip vanno a lavorare sottoterra, poi ve lo farò vedere, fa un buon lavoro lui. Poi abbiamo appunto questi due semiarchi che sono quelli che fanno la struttura. Questa barra centrale che serve fondamentale, che non sembra ma è fondamentale per impedire che la struttura si fletta, e in realtà addirittura ho la mezza idea di rinforzare questa barra, che è un tubolare fine questo in realtà, rinforzare questa barra e mettere un telaietto con un pistone per tenere il rullo sempre a pressione come voglio io e per poterlo far muovere in realtà anche mentre viaggia. Quello è una mezza idea che ho in testa, ora più avanti magari se la realizzo vi faccio vedere come si fa, se la realizzo, perché ancora non è ben chiaro come lo voglio fare. Poi vabbè, cuscinetti a sfera, ovviamente quelli col parapolvere perché altrimenti nel campo addio. Con dentro abbiamo un tubo pieno, dovrebbe essere di 30, 35, non me lo ricordo di quant'è, con questo che è un tubo dell'acqua, che appunto ci si è fatto le frange tornite tutte per bene al tornio, ci abbiamo saldate, centrate, e sopra questo tubo dell'acqua ci abbiamo saldato questi. Questi che non l'abbiamo fatti noi, sono fatti da taglio laser di Hardox. Questo non è acciaio normale o ferro, questo è Hardox, perché come potete ben immaginare in terra ferro, l'acciaio normale si consumerebbe veramente in tempi record. Come vedete gira molto bene anche, diciamo ci ritiamo soddisfatti. Sono 12 file da 4 punto denti l'una, quindi sono 48 denti, che vi devo dire fanno un buon lavoro, fanno veramente un buon lavoro, ma che lavoro fanno? Perché giustamente mi chiederete che lavoro fanno. Questo ovviamente non lo utilizziamo per fare lavorazioni di profondità, quindi non lo utilizziamo magari a settembre-ottobre per fare una rippatura più profonda e metterci il rullo. Questo lo utilizziamo magari ora in questo periodo anche con la terra bellina in tempra per spianare il filare, perché magari dopo le piovute invernali ci è venuto dei solchi, il filare è un po' non perfettamente pianeggiante. In questa maniera, con i rip davanti, in questo caso 3, poi però dovrei provare anche a 4, magari lo proverò, non devo fare ancora, qualche sperimentazione va fatta. Però ecco, con 3 rip così che muovono la terra e il rullo dietro che la rispiana perfettamente, devo dire che il filare viene molto più pari. Ma vi faccio vedere poi mentre si va nel campo. Detto questo, sostanzialmente la costruzione è molto semplice alla fine. Non è nulla di eccessivamente complicato. Ora è attaccato sul cingolo, ma in realtà per quanto la vanno profondi, perché si parla circa di la terra arriva circa qui, arriva quindi
Si parla di un 20 cm di profondità di lavorazione dalla punta, ecco, 20, massimo 23 cm, 25 a dire tanto, non si va più fondi di 25 cm. E vi dico che lo tira anche con ruote, provato anche con landini e si tira benissimo anche con ruote. In salita con ruote un po' si sacrifica, però ecco, se c'è il sottobuono, se c'è il terreno buono, si tira anche con ruote, non c'è problema assolutamente. In discesa, tranquillissimi, discesa proprio come se nulla fosse. Ma ora, a parte tutti questi discorsi, vediamo un po' come lavora. Qui abbiamo già fatto qualche prova, abbiamo già un po' lavorato. Ma vedete questo? Questo è un filare non lavorato. E come vedete, qui nel mezzo, come vi dicevo, c'è il solco dell'acqua che ha seguito la rippatura, perché questi sono stati rippati poi con i rip, quelli più grandi che vi ho fatto vedere a novembre. C'è il solco principale qui, che è quello dove ha corso un po' più acqua. E qui dalle parti comunque si vede dove sono passati i rip. Quindi, se tutto va come dovrebbe andare, come ecco, la teoria vuole che vada e come effettivamente le prove per ora ci fanno vedere, dovrebbe venire bellino pari. Ma andiamo a provarlo. Come potete immaginare, andando solo con i rip, viene fuori una quantità di terra, mozzi, viene fuori delle palle di terra così. Con i rullo invece si frantumano e viene bellino pari. Ma adesso vi faccio vedere. Trattorino classico, i landini soliti, l'avete visto, c'è anche la recensione. E poi sì, ve lo prometto, arriverà anche quella delle ruote, ve lo prometto. Però c'è tante cose da più fare e per fare la recensione ci vuole più tempo che per fare un video semplice. Però andiamo, si butta in terra, si lascia andare tranquillo e beato, libero ovviamente. Come vedete appunto entrano un po' i rip e il rullo comincia a lavorare. Ebbene, come vedete dopo una passata già il filare si vede in modo molto migliore. Come vedete è già molto più pari, senza mozzi enormi che verrebbero fuori con la ripatura classica. Andavo molto piano sia per dare la possibilità al mio amico che mi fa le riprese di starmi dietro, perché sennò poveraccio deve fare le corse per niente, sia perché ho visto che andando troppo veloce il rullo non lavora benissimo. Ora sto pensando di mettere magari dei puliscirullo, quindi dei ferri che vengano qui nel mezzo per impedire. Magari sono andati qui per impedire che appunto ci si formino delle palle di terra enormi, anche se con la sfalsatura così di 45 gradi ci stanno molto meno. Tralasciando l'ultimo che sono tutti e due uguali, ma quello è stato un piccolo problema, è stata una piccola svista durante la costruzione, però vabbè, può capitare. Lavora lo stesso, sicché non starò a dissaldare quattro denti per risaldarli precisi. Amen, due staranno uguali. Però come vi dicevo appunto, considerando la lavorazione, devo dire che viene molto bene. Viene molto molto bene. Qui c'era l'affossamento, qui dove è passato il rullo è già molto più ricoperto. Ovviamente non è un frangizolle, quindi la terra viene smossa soprattutto dove passano i rip. Questo serve soprattutto appunto per muovere la terra dove ci vanno i rip, quindi tendenzialmente i rip sono alla larghezza
in cui si passa spesso con le ruote, quindi vanno anche un po' a allentare il terreno, e poi lui macina, spiana. Giusto per fare un'altra prova, per correttezza, per farvelo vedere anche in azione, ho il terreno qui accanto dove è quello che devo piantarci la vigna e c'è da fare l'affinamento. Affinamento che solitamente facevamo col frangiuzzolle. Frangiuzzolle più altra cosa che vedrete poi nel prossimo video, non so se dopo questo, insomma non so l'ordine in cui usciranno i video, però ci sarà appunto il video dedicato su come ti ricostruisco la vigna all'affinamento. Ma visto che appunto lì è tutto scosceso, ci sono i segni dei rip, c'è tutto, andiamo a vedere anche lì come si comporta. Vi avevo detto che vi facevo vedere anche il capo aperto, come si comportava. Infatti il trattore è già qui acceso, con i rip già infilato in terra, fra le altre cose. Ho fatto qualche pezzettino qui per vedere un attimo come va, e facendo due considerazioni ora, visto come lavora, e poi vi faccio vedere anche appunto come si comporta qui con terreni molto più scoscesi, vi posso subito dire che, come vedete, la terra viene molto fiata, molto fiabile, molto sbriciolata, non ci sono grossi mozzi, appunto questi ci sono, cioè nulla di che. Va bene che ora è praticamente in tempra perfetta per fare queste lavorazioni superficiali, perché sopra è asciutto, quindi è perfetta. Però facendo un confronto anche con il frangiuzzolle, che appunto è lì, e poi ci sarà da prendere quello probabilmente per fare questo affinamento della terra, vedete, questo è stato fatto il frangiuzzolle, si può notare anche dal taglio qui, vedete. Taglio netto del frangiuzzolle. Questo è stato fatto il frangiuzzolle. Come vedete la terra viene molto più pari, c'è più zollosità, infatti le zolle sono più grandi. Infatti con il frangiuzzolle solitamente tocca fare anche un'altra lavorazione, tocca fare, infatti qui c'è da affinarla e stiamo ancora pensando, ma penso che faremo il frangiuzzolle alla fine. Come vedete appunto viene più zollosa, però tende a spianare di più qui dove c'è il solco, come vedete qui, e il dosso è sparito, mentre appunto questo testo qui tende a tenere la terra molto più friabile, molto più fina, però il solco resta di più. Facendo un po' un paragone, ecco, il frangiuzzolle può fare una lavorazione molto più simile. Ma adesso ve lo faccio vedere in azione mentre si lavora qui in campo aperto. Ovviamente la larghezza è quella che è, perché si parla del rullo che è 1,70 m più o meno, 1,75 m, quindi per le vigne è perfetta, però su un campo aperto ci vuole tante passate, tante passate. Però ecco, andiamo un attimo a vedere come si comporta. Ora mi sono fermato qui giusto per farvi vedere appunto come va, perché come vi dicevo probabilmente questa la lavoreremo col frangiuzzolle, era solo tanto per farvi vedere, ecco, un po' il paragone e un po' come si comporta. Però vi posso dire, come avete visto, non va male assolutamente, tutto il contrario, anzi viene molto bene il lavoro. Tuttavia, come vi dicevo, qui è rimasto un po' di poggio, qui dove c'è il solco non è che abbia proprio spianato tantissimo, quindi diciamo che forse con 4 rip potrebbe venire ancora meglio la lavorazione, in quanto porterebbe via più terra, però esperimenti da fare nel corso del tempo. Questo era giusto il video per farvi vedere un po' come lavora così e per farvi vedere appunto come cosa abbiamo costruito. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina e passate da Instagram con il link in descrizione. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.